buonasera a tutti, grazie della vostra presenza qui questa sera a una serata organizzata dalla segreteria provinciale in vista dell'amministrativo, dell'appuntamento elettorale dell'amministrativo del 6-7 maggio, dove il nostro candidato sostenuto dalla lista Grande Cuneo e la lista Lega Nord, Claudio Sacchetto. Tema di estrema attualità. Di fatto oggi siamo governati da un governo di tecnici convinti che i comuni possano di fatto fungere da esattori per conto dello Stato. Noi amministratori, noi leghisti non siamo disposti a tutto questo, perché come al solito verranno di fatto colpiti sempre le solite famiglie, quelle che hanno sempre pagato, le aziende e i comuni, che di fatto a Nord Italia sono anche virtuosi. Nessuno, eccetto la Lega, li difende, nessuno a parte la Lega è opposizione. Innanzitutto benvenuti in provincia Granda. Della Lega, quindi c'è la Lega in carne ed ossa. Mi facevo prima, leggendo il manifesto vengono fuori meglio le cose, no? Vedevo Roberto Cota, Roberto Maroni, Roberto Calderoni, cioè, se mi permettete una battuta, insomma, chi ha il coraggio di dire che la Lega è divisa dovrà dimostrare, insomma, che qui condividono fuori di noi. Mi spiace per Claudio, c'è che cambiare, però la prima modifica che farai quando sarai sindaco sarà qualcosa sulla nagra, per esempio. Allora, noi abbiamo pensato di impostare questa serata un po' con una chiacchierata, no? Una chiacchierata che può spaziare dal livello locale a quello più globale, perché abbiamo tutte le persone che possono darci le informazioni e le risposte che vogliamo su tutti i temi e di primo livello, quindi siamo molto fortunati questa sera. Facciamo prima una chiacchierata con il nostro presidente della regione e con il nostro candidato sindaco sui temi più locali e poi ci intrecciamo su quelli più nazionali. Ecco, io volevo chiedere per aprire a Claudio un po' le ragioni della sua candidatura, no? Nel senso che esiste il modello Cuneo. Il modello Cuneo è quello che ci hanno invidiato, che ci invidiano, che citano le statistiche come esempio di economia virtuosa. Ecco, ma questo modello qua esiste ancora oppure Cuneo è diventata una città come le altre? In questo c'è probabilmente la ragione della tua candidatura. Ah, intanto grazie a tutti quelli che sono intervenuti, ai relatori, anche a tutti i presenti qui questa sera, perché sicuramente ci fa piacere vedere una platea così numerosa e io credo che sia una catena di tornasole importante rispetto a quello che saranno le elezioni che si celebreranno nei prossimi giorni. Modello Cuneo, io credo che sia un modello che va in,
letto e soprattutto che si è sviluppato in tutti questi decenni e che deriva soprattutto da quelli che sono gli abitanti, non solo della città di Cuneo, ma anche di tutta la sua, provincia, cioè gente capace, gente umile nel senso buono della parola, gente che comunque ha sempre saputo e voluto insegnare ai propri figli a lavorare con tenacia e soprattutto a comportarsi secondo una certa etica che, che è l'etica tipicamente piemontese, nello specifico tipicamente cunese. Non è un caso che in provincia di Cuneo e anche all'interno della nostra città ci siano moltissime partite IVA, c'è un rapporto fra abitanti e partita IVA molto, molto alto rispetto al resto del nostro paese, quindi io credo che il modello Cuneo, anche il modello della città di Cuneo, sia stato fatto soprattutto dai suoi abitanti, da quelli che all'interno del comune di Cuneo hanno operato nei decenni passati, rendendo una provincia, una città sottosviluppate in un grande miracolo economico, in una delle province, delle città più sviluppate del nostro paese e quindi anche d'Europa. E io credo che la pubblica amministrazione nei decenni passati abbia saputo interpretare queste energie positive dei suoi cittadini e le abbia assecondate con dei provvedimenti che a livello di città di Cuneo nei decenni ha sicuramente rappresentato un ottimo modello di amministrazione. Purtroppo però 17 anni fa, nel 1995, al Cuneese si è capitata una disgrazia, diciamo, perché il centro-sinistra ha vinto le elezioni per la prima volta, da allora governa ininterrottamente questa città e non ha più saputo interpretare questo modello Cuneo nel migliore dei modi. Oggi naturalmente ci vediamo, vediamo la cittadinanza tutta versare in una situazione sicuramente non come dire, non ottimale, non tanto e non soltanto per quella che è la crisi economica finanziaria che ha investito tutta l'Europa, ma anche e soprattutto perché l'amministrazione comunale è mancata e quando c'è stata è stata sicuramente nemica delle imprese, nemica dei suoi cittadini, nemica di tutti quelli che nel comune di Cuneo lavorano e vivono. E quindi la ragione della mia candidatura, la ragione del fatto che la Lega oggi si pone a Cuneo come l'unica alternativa alle sinistre, e dico sinistra plurale per il semplice motivo che a Cuneo ci sono addirittura due sinistre, visto che noi non ci facciamo mancare niente, non ce ne bastava una e ne abbiamo addirittura due. Quindi noi abbiamo voluto interpretare questa necessità dei cunesi di avere una vera e propria alternativa, e noi riteniamo di essere l'unica alternativa non soltanto a livello comunale ma a livello nazionale ormai in generale a quello che è il malgoverno delle sinistre, quindi questa è la ragione principale della mia candidatura. Io mi sono dimenticato di dire che in collegamento ci sono due sale in videoconferenza e quindi salutiamo anche loro che ci stanno vedendo. Io spero che ci stiano vedendo e non stiano guardando la partita, perché ma qui penso che trasmettano la Juve, forse il Milan lo metto, non lo so, ma io sono il pianista qui dietro. Ma su due sale presumo che quindi avranno diviso equamente le partite. Sì, sul modello Cuneo presumo che si aggancia questo discorso, il discorso delle farmacie, perché ho visto che nel tuo programma è prevista la vendita delle farmacie, che mi sembra sono tre. Ma una curiosità, com'è possibile che le farmacie a Cuneo siano in perdita? E poi perché vuoi venderle? Ma intanto la faccia dell'omologazione non solo a livello nazionale, a livello internazionale, Cuneo appunto questa grande peculiarità, cioè credo che abbia le uniche tre farmacie in Italia che sono in perdita, quindi sicuramente una peculiarità straordinaria che ci lascia in regalo, no, l'attuale amministrazione di sinistra della nostra città. Ma noi abbiamo e siamo l'unica coalizione che ha voluto inserire fra i primi punti del suo programma quella che è la privatizzazione delle tre farmacie comunali. In primis per una motivazione squisitamente politica, perché noi riteniamo che l'ente pubblico debba essere un erogatore di servizi nei confronti dei propri cittadini e non debba avventurarsi in attività imprenditoriali o pseudotali, e i dati di bilancio delle farmacie comunali la dicono lunga rispetto a quello che è l'incapacità dell'ente pubblico di svolgere certe funzioni che svolgono sicuramente meglio i privati. La seconda è di carattere amministrativo, proprio perché i bilanci delle tre farmacie comunali non sono in attivo, o meglio, nel 2011 per la prima volta sono stati in attivo di ben 4.000 euro, quindi poco più di 1.000 euro di guadagno sulle tre farmacie comunali. Tengo a precisare che
tutte e tre sono poste in zone strategiche all'interno della nostra città, ma soprattutto perché noi vogliamo utilizzare i proventi che deriveranno dalla vendita di queste farmacie per uno dei servizi maggiori e più importanti che il comune, anzi forse più importante che un comune deve erogare nei confronti dei suoi cittadini, cioè le politiche sociali. Perché in queste settimane, in questi mesi ci hanno spiegato che i tagli derivanti dallo Stato centrale poi la riduzione delle risorse derivanti dalla regione erano colpa di certi governi e quant'altro. Noi diciamo che di finirla da parte delle amministrazioni comunali di piangere, il comune di Cuneo come tutti gli altri comuni in base a quella che anche la norma nazionale ha la specifica competenza rispetto a quelle che sono le politiche sociali, e quindi noi vogliamo trovare le risorse per le politiche sociali. Le risorse le troviamo con la vendita delle tre farmacie per implementare la dotazione finanziaria alle politiche sociali stesse, con una grande ambizione: far sì che Cuneo diventi, nell'arco di 5 anni in cui mi auguro governeremo noi, la città piemontese con la migliore efficienza delle politiche sociali nei confronti dei suoi cittadini. Bravo. Bravo. Ecco, io a proposito di sanità chiamerei in campo Presidente Conta, perché la Regione ha appena licenziato una riforma storica, una riforma sanitaria di questi giorni. Ecco, che cosa prevede per Cuneo e qual è, diciamo, il contesto generale di questo intervento, di questa riforma? Grazie, buonasera. Beh, innanzitutto diciamo questo, che la sanità piemontese soffriva di questi due mali. Primo, era una sanità che dal punto di vista della organizzazione era molto vecchia, era strutturata sul modello di 30 anni fa, quindi tutto ruotava attorno agli ospedali che si facevano concorrenza l'uno con l'altro, con tutta una serie di duplicazioni e di sprechi, e lasciava molto debole la sanità di territorio e la sanità cosiddetta post-acuta, cioè case di riposo e centri di riabilitazione. In più era una sanità che dal punto di vista della spesa era completamente fuori controllo. Quando ci siamo insediati al governo della regione abbiamo trovato, l'abbiamo fatto anche dovendo incrociare dei dati di bilancio che non erano chiari, circa 9 miliardi di debiti. Con una spesa che era schizzata negli ultimi anni con un aumento del 26%, una cosa pazzesca, sì, tant'è che quando io incontravo i presidenti delle regioni, il presidente della Campania mi diceva, avvicinandosi, guarda, facendomi quasi le condoglianze, dice: guarda che io sono messo meglio di te dal punto di vista del debito, e non era una bella cosa, ve lo assicuro. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Dopo i primi mesi di travaglio, di traversie, abbiamo individuato un assessore, questo sì che è un vero tecnico, un assessore, Paolo Bonferino, al quale io ho dato il compito di risanare la sanità piemontese mettendo la politica completamente fuori dalla sanità. Io non voglio che ci sia un politico, uno, che ti telefona per chiedere la raccomandazione per mettere uno primario. Bravo! Bravo! Subito al lavoro, solo contro tutti, in un anno ha messo sotto controllo i conti della sanità. Io vi sto dicendo dei dati concreti, non cose che sono oggetto di interpretazione. Non solo la spesa sanitaria è scesa, per la prima volta, ma non del dato tendenziale, del dato vero, ma c'è stato un risparmio di 135 milioni di euro dal 2010 al 2011, tant'è che noi abbiamo rispettato il piano di rientro che siamo stati costretti a sottoscrivere il giorno in cui siamo arrivati. Ma questo non bastava, perché bisognava incidere sulle cause strutturali che portavano agli sprechi, e quindi costruire un diverso sistema che garantisse i servizi, anzi li migliorasse, e che tagliasse duplicazioni e sprechi. Questo è contenuto nella riforma che è stata approvata, che
che mette gli ospedali in rete. Quindi gli ospedali non si fanno più concorrenza l'uno con l'altro, ma sono messi in 6 grandi reti. In modo che se è necessario aprire un reparto, questo viene aperto in base alle esigenze del territorio. Se è necessario acquistare un'apparecchiatura, viene acquistata in base alle esigenze del territorio, non in base alla raccomandazione del politico di turno che chiede di fare una cosa inutile o una cattedrale nel deserto. Inoltre, questa messa in rete prevede una centralizzazione degli acquisti ed una programmazione della spesa che consente di fare strutturalmente di realizzare queste economie di scala e che consente di recuperare delle risorse anche per potenziare la sanità di territorio e la sanità post acuta. Io vi faccio un esempio. Sui giornali, in televisione, si vede che uno va al pronto soccorso e c'è tanta coda, non è bello sicuramente, ma poi uno va a leggere i dati e scopre che dal 90 al 93%, a seconda dei territori, degli accessi al pronto soccorso sono codici bianchi e codici verdi. Il codice bianco e il codice verde non richiedono il ricovero, salvo qualche rarissimo caso di codice verde. Questo vuol dire... Sicuramente. Ad ogni modo, questo vuol dire che la sanità di territorio non funziona efficacemente e quindi vuol dire che gli ambulatori, non c'è bisogno di avere l'ospedale sotto casa, no, questo è. C'è bisogno di avere l'ambulatorio sotto casa, ma l'ambulatorio che sia aperto dalle 8 del mattino alle 8 di sera, non 2 ore con la caccia al tesoro, perché sennò... esempio di come stiamo lavorando per costruire questa sanità moderna. Io sono di questo lavoro entusiasta, so che è difficilissimo, ci siamo presi anche delle parole e devo ringraziare qui la Presidente Gancia e tutti i nostri amministratori locali, anche i nostri militanti, perché hanno tenuto duro anche in momenti difficili dove tutti i vari centri di potere si mobilitavano a difesa del loro piccolo orticello, ma stiamo lavorando e arriveremo alla fine del mandato ad avere una sanità, sono sicuro, moderna ed efficiente. Per intanto io oggi ho potuto dire una cosa e di questo sono molto contento. Noi nonostante la crisi non abbiamo messo un euro e nonostante i debiti che abbiamo ereditato e il taglio di trasferimento di Monti, perché Monti taglia i soldi oltre che ai comuni e anche alle regioni, non abbiamo messo un euro di nuove tasse regionali. Però oggi ho parlato con l'assessore Monferino, ho parlato con lui perché la sanità è l'82% del bilancio della regione, quindi Cuba circa 9 miliardi, con lui che devo parlare se voglio trovare le risorse. Lui mi ha detto: io sono in grado di uscire nel 2013 subito dal piano di rientro, quindi noi nel 2014 saremo in grado, grazie a questa riforma, di abbassare l'addizionale regionale IRPEF. Questi sono i grossi obiettivi. La sanità è un tema che ovviamente interessa moltissimo il cittadino, perché l'amministrazione pubblica, l'amministrazione locale è quella che viene subito percepita vicina alla sanità e quindi il cittadino è collegato a questo tema in modo evidente. Ce n'è un altro che scatena gli entusiasmi in Italia, che è quello del calcio, quello degli stadi. Io ho l'impressione che Claudio su questo si stia calciando in una grana. Perché vuoi spostare lo stadio nella zona periferica della città? Ma tanto perché io credo che in questi anni, oltre alla mancanza di strategie su tanti punti e tante questioni che non sono mai state chiuse dalla sua amministrazione, che sono state lasciate aperte, sono state lasciate colpevolmente aperte, probabilmente nella vecchia logica secondo cui i problemi, se non si affrontano, si evita di scontentare un po' di gente e prima o poi si risolvono da soli.
peccato che la maggior parte delle volte non sia così, ma la maggior parte delle volte i problemi si incancreniscono. Ed è chiaro che in un ragionamento urbanistico serio per la nostra città, è chiaro che lo stadio laddove è situato oggi, a parte le problematiche legate alle questioni di sicurezza dello stesso, poiché è uno stadio degli anni 30, quindi ha quasi 180 anni e ha subito in questi decenni pochissime fasi di ristrutturazione, quindi ci sono anche delle problematiche di questa natura, ma soprattutto dal punto di vista urbanistico è opportuno che, visto e considerato che grazie anche alle scelte fatte dall'amministrazione, qui mi piace aprire una parentesi, dell'ex sindaco Menasi, attuale senatore, che è nostro alleato con la lista civica Grande Cuneo in queste amministrative, io lo ringrazio per questo. Aveva fatto la scelta di fare il palazzetto dello sport alla periferia di Cuneo, una zona tra l'altro di proprietà, con i terreni di proprietà dell'amministrazione comunale, e in un'area dove esiste molto spazio, la volontà appunto di sostanzialmente di creare la cittadella dello sport in quella zona con la strategia del project financing, e quindi di portare laggiù lo stadio, lo sferisterio, quindi tutti gli impianti sportivi in quell'area, che è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che con i mezzi privati, c'è il parcheggio, si evitano diciamo così delle problematiche anche nei giorni in cui ci sono le partite legate al parcheggio, alla sicurezza e quant'altro eccetera, e quindi dare anche la possibilità di liberare il centro cittadino, perché voglio ricordare che lo stadio è proprio nel centro cittadino, in una zona limitrofa allo stadio, all'ospedale, di poter appunto liberare questa zona ed evidentemente dare anche un disegno urbanistico di quell'area della città maggiormente organico rispetto a quello che è il resto della zona. La Regione Monti è stata la prima ad impugnare quel provvedimento del governo Monti sulle tesorerie, no? Che sostanzialmente priva gli enti locali della gestione delle tesorerie. Ecco, questa differenza del calcio e della sanità è un tema forse un po' meno immediato da percepire nell'opinione pubblica, però altrettanto importante. Ecco, perché è importante il tema delle tesorerie e perché voi avete impugnato questo provvedimento e a che punto è? Importante perché i comuni hanno i soldi che servono sostanzialmente per rendere dei servizi ai cittadini, no? E quindi il conto corrente del comune è il conto corrente dei cittadini. Se uno dalla sera alla mattina ti porta via tutti i soldi sul conto corrente perché servono a Monti così improvvisamente, questo è un gesto di sfida nei confronti del territorio, quindi un atto grave in sé. E il governo Monti l'ha fatto per i comuni, per le province e per le regioni. In più, questa operazione, dal punto di vista pratico, crea tutta una serie di problemi, perché quando un comune ha la gestione dei propri soldi, può organizzarsi, no? Attraverso, richiedendo alle banche delle condizioni più vantaggiose, quindi questo sviluppa tutta una serie di altri investimenti, di altre opportunità sul territorio. Allora qui abbiamo gli amministratori locali che non solo si vedono ridotti in continuazione i trasferimenti, non solo si vedono applicare la l'IMU che sostanzialmente crea dà una mazzata alle famiglie e non porta soldi ai comuni, perché anche la questione dell'IMU sulla prima casa, vorrei ricordarlo, i soldi dell'IMU sulla prima casa non sono soldi in più che vanno ai comuni, attenzione bene, perché quei soldi lì Monti li ha subito tolti, perché sono stati tolti in misura superiore ai trasferimenti, quindi è una fregatura, quei soldi lì vanno a Roma, non è che rimangono sul territorio. E in più i soldi dell'IMU sulla seconda casa per il 50%, a differenza di quanto avevamo previsto noi con la riforma del federalismo fiscale, ancora una volta vanno a Roma. E poi c'è questa operazione di rapina dal punto di vista dei conti correnti, e questo è una politica, sta portando avanti Monti, una politica che va contro gli interessi del sistema produttivo, che dà delle mazzate pazzesche alle nostre famiglie, soprattutto alla gente più debole,
perché si colpiscono beni che non sono beni di lusso, e che in più strangola le amministrazioni locali, che sono quelle che rendono i maggiori e i migliori servizi ai cittadini. E quindi noi stiamo mettendo in campo tutta una serie di iniziative politiche, ma anche amministrative, per reagire a questa politica prima che sia troppo tardi, perché io lancio qui l'allarme da Presidente della Regione. Io sono molto preoccupato perché ritengo che stiamo andando nel baratro. Vorrei ricordare una cosa: se un'azienda chiude, e qui ne stanno chiudendo tantissime, e non stanno chiudendo perché gli imprenditori sono dei delinquenti o sono degli incapaci, ma perché non ce la fanno più. Quando un'azienda chiude non riapre più, non è che dopo un anno puoi metterti lì a rifar partire i macchinari e riparte tutto, è finita. Quindi, diciamo politiche, ma anche con azioni amministrative, facendo sinergia tra la regione e i comuni e le province, per cercare di difendere gli interessi del nostro territorio. E il ricorso che abbiamo fatto alla Corte Costituzionale si inserisce in questa direzione, come va in questa direzione anche la cosa che abbiamo fatto l'emendamento che abbiamo approvato nella legge finanziaria regionale, per quanto riguarda la riscossione dei tributi regionali, sia diretti che la riscossione coatta, noi la togliamo ad Equitalia e ci creiamo il nostro sistema di riscossione. Di tasse, ecco, visto che il sindaco di Cuneo prima di andarsene ha lasciato un aumento dell'IRPEF, non so Claudio, su questo tu che orientamento hai, e lo collegavo anche al problema delle risorse, a quell'altro dell'università, come diceva giustamente il Presidente adesso, dove si può fare sinergia eccetera. Il tema dell'università è un altro delicato, perché a un certo punto anche sulla Lega ci sono state delle critiche, no? Per cui sembrava che fosse un argomento trascurato, comunque che la Lega non volesse l'università alcuna, ecco. Che posizioni hai su questo? A questo è collegato alla, come dire, un'accusa storica che ci fanno di essere degli ignoranti e quindi di non amare la cultura, a parte il fatto che qui cito una frase di mio nonno, il quale diceva che non è studiando che si diventa intelligenti, perché comunque a parte queste perle di saggezza contadina, io dico che è vero che ci sarà un aumento dell'IRPEF da parte dell'amministrazione comunale, ma aggiungo anche che con la nuova applicazione dell'IMU il comune di Cuneo sarà fra i maggiori comuni della nostra provincia ad applicare le aliquote più alte. E se a questo andiamo ad aggiungere il fatto che un piano regolatore approvato da questa giunta comunale 4 anni fa ha inteso creare dei terreni edificabili per una città di 100.000 abitanti, quando la nostra città ormai da oltre 20 anni si assesta sui 54.000 abitanti, è evidente, senza spiegare però poi ai cittadini che, avendo il terreno fabbricabile, si ritroveranno poi a pagare l'IMU ed oltre ad avere il danno magari pure la beffa, perché questi terreni sicuramente non diventeranno mai edificabili, magari fra 20 anni verranno tolti dal piano regolatore dopo averci pagato le imposte per 20 anni, per 20 anni sopra. Quindi questo lo dice lunga sulla scarsa attenzione di questa amministrazione comunale rispetto a quelle che sono le esigenze dei cittadini e soprattutto quelle che sono le tasche dei cittadini. Noi, come ha detto prima il Presidente Cotta, invece siamo molto attenti a queste tematiche, a queste questioni, e quindi riteniamo, così come abbiamo fatto in Regione in tema sanitario, ma anche in moltissimi altri campi, che la prima a dover cercare di risparmiare i soldi per evitare di mettere le mani nelle tasche dei suoi cittadini sia la pubblica
amministrazione. E a questo proposito, visto e considerato che poi noi generalmente cerchiamo di parlare con i dati alla mano, mi piace qui ricordare il fatto che qualora noi vincessimo le elezioni comunali di Cuneo, avremo l'intenzione come amministrazione comunale, con le risorse dell'amministrazione comunale stessa, andare ad azzerare quella che dice sulla prima casa per i cittadini residenti all'interno del nostro comune. Anche di principio, perché noi crediamo che, visto e considerato che non sono tutti fortunati che ereditano il castello e quindi non hanno bisogno di comprarsi la prima casa, la maggior parte delle persone, se si compra la prima casa, lo fa con un mutuo ventennale, trentennale, quarantennale, e lo fa lavorando tutta una vita, magari facendo più lavori, facendo lavorare tutta la famiglia, e come premio lo Stato gliela tassa ancora, e poi magari andiamo a mantenere quelli che non hanno fatto niente tutta la vita con altri. Questo la dice lunga anche su quella che sarà la filosofia con cui noi costeremo la nostra amministrazione comunale, in linea con quella che è la nostra politica di alternativa alla sinistra. La sinistra ritiene che debbano arrivare tutti al traguardo insieme, noi riteniamo che debbano partire tutti alla partenza insieme, poi logicamente ognuno deve fare in base a quelle che sono le sue capacità. Venendo all'università, noi riteniamo che questo tema non possa essere slegato rispetto a quelle che sono e che devono essere le opportunità che l'amministrazione comunale genera per i propri giovani. Intanto noi crediamo che la pubblica amministrazione non debba creare lavoro, perché purtroppo l'abbiamo visto negli ultimi decenni in questo paese, più che lavoro sono stati creati posti di lavoro, e poi adesso ci troviamo col debito pubblico che abbiamo. Noi crediamo che la pubblica amministrazione debba generare le opportunità di lavoro nei confronti dei propri cittadini, in particolar modo dei giovani. L'Università Cuneo in questi anni è stata gestita, a nostro parere, in maniera assolutamente slegata rispetto a quelle che devono essere, appunto la creazione di queste prospettive per le generazioni future di cunesi. Sono stati spesi molti milioni di euro, Cuneo non ha mai avuto in precedenza una grande tradizione universitaria rispetto ad altre città anche della nostra provincia, ma soprattutto non si è data una vocazione a questa università, col rischio molto concreto e sotto gli occhi di tutti di generare dei laureati che poi rimangono disoccupati. Allora noi qui, anche in questo caso, abbiamo fatto una proposta molto forte, abbiamo fatto una proposta ai cittadini cunesi completamente slegata rispetto a quello che il sentire e il modo di porsi dei più all'interno del Consiglio Comunale, all'interno delle forze politiche in questi ultimi anni. Nei mesi scorsi io e la Presidente Gancia abbiamo avuto la volontà di fare prendere una posizione forte e soprattutto inedita sul tema dell'università all'interno della nostra provincia e all'interno della città di Cuneo, cioè sul fatto che così non si può più andare avanti, perché fare delle bandate di Torino per generare dei disoccupati a noi non sta assolutamente bene, spendendo oltretutto delle risorse pubbliche. Allora abbiamo fatto questa proposta un po' da visionari, e cioè, siccome, e questo è un dato di fatto, la pubblica amministrazione italiana è assolutamente inefficiente, probabilmente una delle più efficienti dell'Europa, e abbiamo i nostri vicini francesi, visto che poi noi non dobbiamo mai dimenticare qual è la nostra storia e quindi qual è la nostra vocazione, che deve guardare alla vita dell'Europa sicuramente più che al Mar Mediterraneo, la Francia invece è una delle pubbliche amministrazioni più efficienti d'Europa e probabilmente del mondo. Ma uno dei motivi per cui i francesi hanno una pubblica amministrazione efficiente è che esiste una scuola specializzata che lei è francese, che è appunto l'École Nationale d'Administration, da cui escono i grandi manager di Stato e in alcuni casi anche i Presidenti della Repubblica. Allora noi abbiamo l'intenzione, qualora vincessimo delle elezioni, visto che i soldi che sono stati spesi continuano ad essere spesi, molti, di sondare il terreno, di vedere se è possibile portare, tanto per fare la dépendance di Torino e generare disoccupati, magari cercare di portare in Italia, portare in Piemonte, portare a Cuneo una piccola dépendance di questa grande scuola, con la grande ambizione magari di far uscire nei prossimi anni, nei prossimi decenni, dei giovani alti dirigenti dello Stato, delle pubbliche amministrazioni locali, che magari non siano usciti magari dai concorsi che spesso e volentieri vengono fatti in un certo modo e che non premiano sicuramente il merito, ma che sicuramente premiano magari a volte le raccomandazioni piuttosto che altre questioni. Quindi questa è una grande. Di non
facile attuazione sicuramente, una proposta lanciata su quello che è il lungo periodo, però sicuramente se non si progetta, se non si fa strategia anche sul lungo periodo, evidentemente non solo non si rischia di fare i politici, ma si rischia soltanto di fare i politicanti. Io ti farei riposare un momento, però, però mi ha stuzzicato questo accenno che facevi adesso ai francesi, no? Perché anche a beneficio dei colleghi che magari fanno un titolino per l'agenzia, qui dando per scontato che domenica si monterà a Sacchetto, invece a pochi chilometri da qui domenica si sceglierà tra Hollande e Sarkozy. Io volevo chiedere a Maroni e a Calderoni per chi voterebbero domenica tra Hollande e Sarkozy. Lui si chiama Roberto Ernesto, io Roberto Umberto, quindi tocca a lui. No, voglio precisare che Roberto, i tre Roberti, il nome deriva da Robur, che vuol dire forza, quindi... In effetti anche queste elezioni minori qui vicino rispetto a quelle di Cuneo, ma è giusto dare una indicazione. È una cosa un po' strana quella che sta avvenendo lì, perché lì c'è proprio la visualizzazione di quanto non esistano più i concetti di destra e di sinistra. Sarkozy ha gestito questi anni nel modo che sappiamo, con alti e bassi, luce e ombre. Lui è stato eletto la prima volta dopo essere stato ministro dell'interno, e da ministro dell'interno, quando è stato ministro dell'interno, ha dovuto affrontare delle emergenze gravi. Quella più nota è la rivolta delle banlieue parigine, con la rivolta appunto degli extracomunitari, clandestini e anche non clandestini, che nel corso degli anni erano arrivati attorno a Parigi e hanno creato queste città dormitorio, queste città ghetto. E lui ha gestito con grande forza, con grande determinazione quella crisi, risolvendola. E io, quando sono diventato ministro dell'interno, avevo incaricato proprio l'università italiana, l'Università Cattolica di Milano, di studiare che cosa era successo in quelle città, in quelle banlieue, per capire come evitare che anche da noi si formasse lo stesso. E la soluzione che aveva dato Sarkozy era una soluzione molto dura, molto forte, che aveva determinato una soluzione del problema. Quindi da questo punto di vista io devo dire, apprezzo quello che Sarkozy ha fatto da ministro dell'interno. Ultimamente la gestione della crisi, l'accordo con la Merkel e soprattutto la sottoscrizione di questo negativissimo protocollo che si chiama Fiscal Compact, firmato da 25 su 27, firmato da lui, dalla Merkel, da Monti, che toglie ogni potere ai parlamenti nazionali sulle imposte, sulle tasse, e fa venire meno la funzione stessa del Parlamento, è una cosa che me l'ha fatto calare nel gradimento, devo dire. Hollande, che pure è di sinistra e che non credo avrebbe avuto la stessa determinazione contro l'immigrazione clandestina nel gestire la crisi delle banlieue, ha invece detto una cosa che io sottoscrivo subito, e cioè se diventa presidente toglie la firma a questo accordo Fiscal Compact. Quindi io non voterei Hollande, però sottoscrivo quello che Hollande ha detto su questo accordo, che è devastante. I giornali non ne hanno parlato, nessuno immagino sa che cosa sia il Fiscal Compact. Dico solo una cosa: i parlamenti storicamente sono nati per controllare l'imposizione fiscale, come il sovrano spendeva i soldi. No, c'è la famosa frase "no taxation without representation". Nessuna tassa se non sono rappresentato a gestire e a controllare. I parlamenti nascono per questo,
togliere, come fa questo accordo europeo, ai parlamenti nazionali il potere di decidere quante tasse far pagare, a chi farle pagare e come spendere i soldi delle tasse, perché passerebbe tutta la competenza europea. Vuol dire rendere inutili i parlamenti, chiudiamoli allora, così risparmiamo. Chiudiamo i parlamenti e chiudiamo i governi nazionali. Ma io non voglio diventare il vassallo, il valvassore di qualcuno che a Bruxelles decide come devo vivere, se posso vivere, se non posso vivere. Quindi noi siamo, la Lega è nettamente contraria a questo accordo, spero che non venga ratificato in Parlamento e questo mi fa rendere più simpatico Hollande rispetto a Sarkozy, ma il giudizio complessivo, io fossi in Francia, voterebbe Sarkozy. Io non sono mica d'accordo. A me hanno insegnato, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. E uno che va con una che si chiama Carla Bruni, che è italianissima e fa finta di farla francese, col nasino lì su, a me sta simpatico. E non riesco a dimenticarmi la sceneggiata sua e della Merkel quando ridevano in faccia al nostro governo, prendendoci in giro. Probabilmente la manovra per far cadere il governo Berlusconi è iniziata proprio allora, partì con la nomina del governatore Draghi alla BCE in modo che potessero avere il controllo della Banca Centrale Europea, il signor Monti scaldava i muscoli dal Corriere della Sera con dei fondi in cui giorno sì e giorno pure attaccava il governo Berlusconi, dopodiché la frittata è stata fatta, ma chi mandava le letterine durante l'agosto per mandare a casa il governo richiedendoci delle cose impossibili e inverosimili da poter realizzare partiva dalla Germania, partiva dalla Francia e il giorno che manderanno a casa Sarkozy e la Merkel io farò una grande festa. L'unica per cui voterei voterei per un pezzo della Le Pen, non per la parte nazionalista, ma per la parte che gli immigrati vanno a casa loro. Altrettanto un piacere vedere laddove si va a votare scatenarsi, anche in Francia, proprio partendo da lì, con Sarkozy che era il più convinto sostenitore della linea dell'Europa degli stati, quella dei banchieri e di tutto il resto, che in campagna elettorale ha cambiato tutta posizione. La campagna elettorale in Spagna, in Francia, in Grecia, dappertutto quello che sta prevalendo è la linea contro l'attuale Europa. Noi siamo sempre stati euroscettici, io sono diventato euro contrario, ma convinto. Un'idea d'Europa che non va giù a nessuno, perché diavolo dobbiamo tenercela? Guardate, no, io questi vantaggi non li ho mica visti. Nel momento in cui si è passato dall'euro alla lira si è riusciti a dimezzare all'istante il nostro potere d'acquisto. Le decisioni li prendono a Parigi piuttosto che a Berlino e noi dovremmo anche essere contenti di tutta questa cosa qua. L'unica che ha sempre sostenuto questa linea è stata la Lega. Oggi devono darci ragione, purtroppo la nostra previsione negativa è che o ci organizziamo per sistemare la questione euro, oppure cade l'euro e caschiamo anche noi. E io credo che noi abbiamo il dovere di risolvere questo problema prima che sia troppo tardi, perché con Monti il troppo tardi è già ieri. Mi astengo, non potrei. Ecco, però la madre di tutte le domande a questo punto è come se ne esce, perché comunque l'Europa adesso c'è, il governo dei banchieri esiste, e questo Salva Italia insomma ha prodotto l'aumento
dell'IRPEF, probabilmente proprio l'aumento dell'IVA, l'aumento della benzina, ha introdotto l'IMU, ha raddoppiato quella che prima era l'ICI. Ecco, come se ne esce? Cioè, cosa è possibile se neanche le stangate riescono a risollevare la situazione? Qual è cosa poteva essere fatto di meglio? Posso partire da una questione amministrativa, però serve per arrivarci, perché serve un po' per chiarire anche quello che sta succedendo. Io e Roberto ne ha fatti tantissimi, li abbiamo fatti comizi in giro per le elezioni amministrative. Quando tu vai in giro ti trovi i nostri candidati, poi liste, concorrenti, programmi. Io ho anche il brutto vizio di andare a leggere i programmini degli altri. E veramente certe volte non sai se ridere o se piangere. Leggi dei programmi elettorali che, se qualcuno ha visto il film Qualunque Mente, il programma di Centola Qualunque è niente rispetto a quello. Più scuole per tutti. E devo dire il coraggio anche di Claudio nel dire questo sì, questo no, questo lo vendiamo, questo, quello. Tu fai i conti, questi tranne più pilo per tutti, ci hanno messo tutti di tutto, e spenderebbero dai 10 a 15 miliardi all'istante pur di farsi eleggere, dopodiché. Né più, né più soldi, né più ospedali, né tutto il resto. Ma quello che è caratteristico è il comune denominatore che tutti sono contrario all'IMU sulla prima casa, contrari ai tagli ai comuni. Il governo sbaglia, poi trovi a sostenerle tutte le forze politiche che hanno votato per rimettere l'IMU sulla seconda casa, per tagliare l'IMU sulla seconda casa, per togliere i soldi della tesoreria. Poi devo dire che uno è una realtà anche particolare, né, con i suoi programmi e con i suoi candidati, perché è l'unico posto in Italia dove ho trovato i due più grossi partiti nazionali, perché più grande invece a livello della Padania è la Lega, cioè i due partiti nazionali che fanno una lista, un programma e dei candidati per andare a perdere, per poi avere probabilmente nello sconquasso un sindaco non di buona, di sana e robusta costituzione, ma di sana e robusta fondazione. È l'unica cosa che capisce la gente. Questi partiti adesso dovrebbero fare anche un minimo di chiarezza rispetto a quello, e qui arriviamo alla tua domanda, al problema del governo Monti. Il problema del governo Monti è che si risolve se Monti non esistesse, oppure, come ha detto ieri Roberto, mandandolo a casa, perché questa è l'unica risposta. Perché l'aspetto inverosimile è che sono riusciti in questo condizionamento, credo che qualche anche richiamino dell'Europa ci sia stato, ad avere un tale condizionamento di televisioni e giornali di qualunque tipo e livello, perché poi dopo riescono ad arrivare addirittura a livello provinciale, per cui si nasconde cosa sta accadendo alla gente. La gente sta facendo questo. Voglio fare l'economista, ma cito quattro numeri. Cioè, come diavolo è possibile che abbiano portato al massimo la pressione fiscale e il debito pubblico continua a salire? Uno dice, mi fate pagare le tasse, risolvete il problema. No, il debito pubblico ce lo reco storto. Aumentiamo le tasse, però il deficit non scende e quindi il pareggio di bilancio non lo si raggiunge nel 2013. E il Fondo Monetario Internazionale dice lo raggiungerete, se va bene, nel 2017. Ma questo vuol dire che ogni anno è una manovra in più che si dovrà fare. Ma il giro della vita e delle tasse, se è sfilettato il bulone a poter continuare a girare. I dati che segnano il record della disoccupazione dal 99, il record della cassa integrazione nel mese di marzo. La CGA dice ogni anno ciascuna famiglia dovrà mettere 2.300 euro di tasse in più, ma 2.300 euro per uno stipendio medio vuol dire che tu perdi la tredicesima e perdi il mese di dicembre e uno da novembre in poi non mangia più. Questa è la realtà. Si è giustificato accusando la responsabilità del governo precedente.
Inizialmente io ho pensato legna, ma però i conti pubblici li fa un po' migliorare. Lui non solo non ha fatto migliorare i conti pubblici, ma il problema è che sta creando una devastazione sociale incredibile, perché, e devo dire grazie alla Lega, perché Tremonti sarebbe andato giù abbastanza alla Monti pur di garantire la tenuta dei conti pubblici. Noi abbiamo garantito le pensioni, la sanità, il sociale, quella tenuta lì c'è stata. Lui se n'è completamente fregato, e quando gli è stato chiesto, e veramente c'era da tirare una scarpa, se non era preoccupato dei suicidi che c'erano per i problemi delle tasse, lui ha risposto che in Grecia ce n'era stato di più. Ma come ci sono fatto la cosa? La risposta, il problema dei tecnici cos'è stato? Che adesso hanno preso tre nuovi tecnici, cioè, sono politicizzati anche i tecnici, e quindi hanno avuto bisogno di altri tecnici, come Berges di Emingabù, e allora ne ha preso un altro. Però al di là dell'età, che insomma la novità, proprio quando leggo Amato, ragazzi miei, è quello della patrimoniale che dall'oggi alla notte ci ha scippato i soldi dal conto corrente. Bondi, io ho un pochino di memoria, leggevo oggi sui siti che, guarda caso, quando Bondi era commissario alla Parma, credo che abbia assunto un Monti più giovane, forse sarà un caso di omonimia, ma sembra proprio il figlio. La Parma va in una, non diciamo i nomi perché sennò si fanno pubblicità, va in una grande impresa, in una grande azienda che deve prendere più di 3 miliardi di restituzione dall'Italia, e guarda caso il governo ne ripaga cash, perché noi siamo andati a dare 15 miliardi alla Grecia, 3 li diamo agli Stati Uniti, perché noi siamo dei grandi quando c'è da dare o spendere. Poi adesso, per riuscire a fare la spending review per 4 miliardi, si va a trovare un tecnico e ci dice lo facciamo per non aumentare di 2 punti l'IVA. E allora perché, se 2 punti l'IVA fanno 15 miliardi, ne cercano 4? Perché ne cercano 4 e poi cercheranno ancora i 15 miliardi dell'IVA. Quindi a questo punto l'unica risposta è mandare a casa Monti ed affrontare... Sarà una risposta politica in tempi brevi, perché in questo momento vedo che il governo Monti, insomma, è come una signora sui tacchi, ma con un tacco spezzato, perché non è che lo stia proprio sostenendo proprio tutti. Oppure a casa ce lo manda la gente, perché l'incazzatura che sta montando rispetto a quello che sono delle previsioni, oggi ci siamo accorti della benzina, cosa costa, qualcuno è iniziato a essere tagliato un po' la pensione, qualcuno... Ma da giugno in poi la legnata arriva sulla testa della gente e molti se lo vanno a prendere a casa. Non so quale, perché ha... Tra l'altro, pensa a te come faccio ad andare d'accordo con Monti, è di Varese, come fa un bergamasco ad andare d'accordo con un varesotto. Fra l'altro, ma se stai vincendo sull'Atalanta, disgraziato. Fra l'altro, ha anche il vizio di uno di rinnegare. Perché quando gli è stato chiesto, ma lei dove abita? Io abito a Roma e Bruxelles, e ha dimenticato Varese. E francamente io credo che il territorio, casa propria, sia una cosa che si deve amare, e ve lo dico venendo spesso a Cuneo, ragazzi miei, o vincete voi, o guardate che venendo da fuori, cioè io le differenze le vedo rispetto al resto del mondo, ragazzi. Ce li ho visto peggiorare in una città che certe volte mi sembra diventata peggio della stazione centrale di Milano. Per motivi personali ho dovuto frequentare la zona intorno all'ospedale, e non c'era una sera in cui non c'era una rapinata che era andata a far visita a un ammalato, che credo sia la cosa peggiore, e costantemente quelli che rubavano che giravano tra le macchine lì fuori. Una cosa del genere la possiamo accettare? Io ho amato e frequento e vado volentieri in tutte le sette sorelle, ma questa qua è proprio la matrigna, quella delle favole, la strega. Perché come avete visto
detto, no, in realtà su questi monitor stiamo guardando la partita. Siamo come quelli del calcio. Comunichiamo i risultati. Approfittiamo di Maroni perché in questi giorni, insomma, il polverone sull'Imu dacci una parola di certezza, insomma, di orientamento. Ecco, questa cosa vuole porre la Lega fuori da tutti gli schemi, fuori dalla legge, fuori da questa obiezione fiscale ha suscitato molta confusione. Gianfranco Miglio diceva che tassare la casa è come tassare la salute ed è una cosa inaccettabile. Noi nel programma elettorale del 2008 Lega e PDL avevano messo tra i primi punti l'eliminazione dell'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, sulla prima casa. Ho recuperato oggi sul web un manifesto del 2009, mi pare, con i nomi di Berlusconi, Fini, Alemanno, eccetera, eccetera, che avevano organizzato una grande festa a Roma in Piazza Navona per celebrare la cancellazione dell'ICI sulla prima casa. Poi hanno cambiato idea loro, non noi. Abbiamo eliminato questa odiosa imposta. Ci avevano criticati perché ci hanno detto, ma come, cancellate l'ICI che è l'unica imposta federalista? I soldi, è vero, sono pagati dai cittadini sulla prima casa, ma vanno ai comuni, ai sindaci. Noi avevamo fatto il miracolo, a quei tempi, di cancellare l'ICI, cioè abbassare le tasse sulle famiglie, lasciando ai comuni l'importo. Roberto Calderoli era andato a guardare dentro nel bilancio dello Stato e aveva trovato le coperture, per cui avevamo tagliato costi produttivi, lasciando ai sindaci i soldi dell'imposta che avevamo cancellato. Questo governo ha fatto esattamente il contrario, ha rimesso l'imposta, anzi l'ha aggravata perché è molto più costosa dell'ICI, non ha nulla a che fare con la nostra IMU, e ha detto ai sindaci, questa imposta getti da, viene a te, ok? Viene a te comune, ti arriva 100 dall'imposta, però attenzione, io Stato ti diminuisco di 100 i trasferimenti che ti do. Che cosa vuol dire? Presa in giro. Che cosa vuol dire? Che al comune arriva 100 come prima, né più né meno, non un centesimo in più. I cittadini devono pagare un'imposta aggiuntiva che quindi va tutta alla fine nelle casse dello Stato. È un'imposta quindi che non è comunale sugli immobili, è un'imposta sugli immobili, sulla prima casa, che va tutta a finanziare questo fondo centrale a Roma, che servirà a pagare che cosa? Non i comuni, servirà a pagare i 22.000 nuovi dipendenti pubblici che il governo ha autorizzato la Regione Sicilia ad assumere settimana scorsa. La Regione Sicilia ha assunto 22.000 dipendenti pubblici, portando la Sicilia al record mondiale nel rapporto tra pubblici dipendenti e abitanti, 800 milioni di euro l'anno in più. Oppure, come diceva Roberto Calderoli, questo pagamento fatto a gennaio a una grande banca americana, la Morgan Stanley, di 2 miliardi e mezzo di euro, 2 miliardi e mezzo di euro per rimborsare un prestito. Se c'è un problema serio economico, tu governo italiano ti chiami questa banca e dici il prestito che mi hai fatto che scade a gennaio me lo rinnovi per un altro anno e io te lo pago l'anno prossimo. No, 2 miliardi e mezzo assegno staccato a questa banca, 2 miliardi e mezzo è la metà circa di tutta la manovra che ha portato all'aumento dell'età pensionabile di 6 anni. Quindi coloro che stanno al lavoro fino a 6 anni in più sappiano che il loro sacrificio non serve per gli anziani, per i disabili, per i giovani, ma è servito, la metà almeno, per pagare un assegno a una grande banca americana che poteva anche fare a meno di questo assegno. Quindi l'imposta sulla casa non serve ai comuni, che vedranno i propri cittadini più tartassati, ma con gli stessi servizi di prima, se va bene, altrimenti dovranno aumentare loro le imposte. E tutti questi soldi che vanno a Roma non sono serviti neanche a diminuire il debito pubblico.
il grande macigno che abbiamo sulle spalle, perché da quando c'è il governo Monti ogni mese sono 15 miliardi di debito pubblico in più, da quando, in più, nonostante tutte queste tasse. L'ultima tassa inventata, quella che noi chiamiamo la tassa sulla sfiga, per 5 centesimi l'aumento della benzina al litro per finanziare la protezione civile e i vigili del fuoco. Grazie. La critica che hanno fatto Monti è facile aumentare le tasse. Quando c'hai un problema del genere hai due strade da percorrere: o aumenti le entrate o diminuisci le uscite, tagli le spese. Finora taglio delle spese zero, anzi un taglio l'ha fatto, e purtroppo l'ha fatto nella direzione più sbagliata possibile. L'unico taglio serio che il governo Monti ha fatto è il taglio del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, 200 milioni di euro destinati ai disabili non autosufficienti, che sarà un ulteriore peso per le regioni e per i comuni, perché se c'è un disabile non autosufficiente non è che puoi dirgli sono affari tuoi, lo devi prendere, mettere in una struttura protetta e dargli assistenza 24 ore su 24. Ecco, la critica che noi facciamo a Monti è quella di aver aumentato a dismisura le tasse senza aver portato aiuti alle imprese, aiuti alle famiglie, aiuti a chi non sta bene, aiuti ai comuni, esatto, l'esatto contrario. E da ultimo questa cosa sull'IMU, poi anche con errori clamorosi, questo dell'IMU per esempio, sviste che se uno fosse a scuola avrebbe la matita blu o rossa, non mi ricordo qual è l'errore più grave, rosso o blu? Blu, ecco, matita blu. Se questi professori fossero a scuola sarebbero bocciati all'esame di maturità. L'IMU, tra le altre cose, hanno pensato bene di stabilire che se un anziano sta in una casa di riposo o di cura da più di un anno e ha una casa di proprietà, questa casa di proprietà, siccome non risiede, diventa la seconda casa e paga l'IMU sulla seconda casa, come se fosse la seconda casa. Noi abbiamo presentato un emendamento per dire è un errore, vabbè, capita, anche i professori, cancellatelo. Non si può, perché messa la fiducia, prendere o lasciare. Quindi è stata riconfermata questa cosa, per cui 300.000 anziani in Italia dovranno pagare uno scatto, magari con una pensione da 1.000 euro, io non so, dovranno fare il mutuo in banca per pagare l'IMU sulla villa al mare, no, sul loro piccolo appartamento che però diventa seconda casa perché sono ricoverati in una casa di cura. E la storia degli esodati, vogliamo parlare di questi lavoratori che sono usciti dal mondo del lavoro sulla base di un accordo con l'impresa, con la società, no? Io ti do tanto, tu vai fuori, hai che so 3 anni di mobilità o di cassa integrazione e poi raggiungi i requisiti per la pensione, tranquilli. Arriva la lacrimevole ministra Fornero che porta a un aumento di 6 anni l'età pensionabile, per cui questa gente qua, già uscita dalle imprese, si trova dopo 3 anni senza più stipendio e senza pensione, 25.000 famiglie che si trovano improvvisamente senza reddito, per cosa? Per colpa di chi si è inventato questa cosa. Corre ai ripari, 15 miliardi di euro costa questo scherzetto, scusate, 15 miliardi. Che cosa ha pensato la geniale ministra Fornero? E d'altronde se non fosse un governo di geni non sarebbero lì, dice, ah, risolviamo così il problema, 25.000 lavoratori usciti fuori con l'accordo con le imprese che non hanno lo stipendio, bene, facciamo un decreto e decidiamo che le imprese si riassumono tutti, quindi giuro, non siamo su scherzi a parte, per cui queste imprese che hanno già sostituito questi lavoratori prendendo magari dei giovani, sarebbero costretti, ma noi faremo le barricate, a riprenderseli indietro. Penso che neanche in Corea del Nord succedano ormai queste cose. E questo è il governo dei professori, degli scienziati.
IMU quindi, tra le tante imposte, quella che noi riteniamo la più sbagliata. La prima casa è il luogo dove vive la famiglia, dove è il mondo degli affetti, non è un investimento speculativo, non è una cosa che si compra in borsa, che si paga e che si vede va su e giù. La prima casa spesso si compra con i risparmi di una vita, per viverci, per lasciarla ai figli. Non è giusto, questa è la posizione della Lega, che ci sia un'imposizione fiscale sulla prima casa. Bisogna prendere anche il posto. Ma la prima casa è la famiglia. E non si può riempirsi la bocca a dire sosteniamo la famiglia quando poi la famiglia la tartassi. Le imprese familiari poi, lo sappiamo bene, lo sapete bene, vivono spesso in una casa dove sopra c'è la casa e sotto c'è l'officina. No? È un tutt'uno, la famiglia, l'impresa familiare, non si può distinguere. E per questo noi abbiamo detto, noi rifiutiamo questa imposta. L'avevamo fatto quando eravamo al governo col PDL, noi abbiamo mantenuto questa idea, il PDL ha cambiato opinione, non so dirvi perché, ma ha votato la reintroduzione di quell'imposta la cui abolizione Berlusconi e Fini avevano festeggiato a Roma in Piazza Navona qualche anno fa, contenti loro. Che cosa diciamo noi? La nostra disobbedienza civile o protesta fiscale o rivolta fiscale è fatta in modo tale da garantire i cittadini che aderiranno alla nostra iniziativa, perché non è evasione fiscale. Il presidente Monti dice una cosa che non sta né in cielo né in terra ed è un'accusa grave che lui fa, infondata, e io sono dispiaciuto di questa superficialità o di questa demagogia del Presidente del Consiglio. Prima di lanciare accuse così gravi a gente onesta, quali sono i sindaci della Lega e la Lega, dovrebbe documentarsi, se è un professore, no? Lui, io dico, preferisco il ragionier Ugo Fantozzi al professor Monti. Noi non facciamo, non è una forma di evasione fiscale. I nostri sindaci, quelli che noi chiamiamo i sindaci guerrieri, prenderanno delle iniziative consentite dalla legge per fare in modo che l'IMU o non venga versata, o venga versata al comune, oppure altre iniziative per segnalare al governo Monti che i nostri sindaci, 500-600 sindaci della Lega, un fronte compatto, dice no a quello che noi definiamo un pizzo di Stato, quello sulla prima casa. E io voglio fare i complimenti a Roberto Cota, il governatore, che per primo ha già approvato, mi pare, ha già portato in consiglio la decisione di licenziare Equitalia. Non solo quelli della Lega, la cosa bella che ci ha fatto pensare che l'iniziativa è un'iniziativa positiva è che a questa obiezione fiscale, protesta fiscale contro l'IMU hanno aderito sindaci anche di altri partiti, ha aderito, che so, il sindaco di Cagliari, un ragazzo giovane del PD, sindaci del Sud anche. Gente che si sente sindaco, cioè il rappresentante dei propri cittadini, non il rappresentante del governo di Roma, il rappresentante dei cittadini a difesa e tutela di chi l'ha eletto direttamente. Noi quindi proporremo ai nostri sindaci, nell'assemblea dei sindaci che faremo il 25 maggio a Bergamo, così, anche se per tanta perde diamo la soddisfazione, vicino a Bergamo, una serie di iniziative. E i sindaci decideranno autonomamente quali di queste. Licenziare Equitalia, basta una delibera del Consiglio Comunale, alcuni sindaci nostri l'hanno già fatto.
il Comune si assume in proprio l'onere di procedere alla riscossione delle imposte, risparmiando un sacco di soldi ed evitando che gli aguzzini di Equitalia, perché in alcuni casi di questo si è trattato, vadano a fare delle cose inenarrabili che poi determinano, come è successo purtroppo, anche il fatto che qualche imprenditore si è suicidato per i modi bruschi o per iniziative poco ortodosse, diciamo così. Oppure edifici urbani con la porca mia linea qui. È anche questa, certo, è anche questa. Una serie di iniziative conformi alla legge. Abbiamo trovato il modo di fare la protesta fiscale senza che nessuno, né i sindaci né i cittadini, possa essere accusato di evasione fiscale. E lo ripeto, invito il presidente Monti, prima di andare in televisione a dire delle merite sciocchezze, a documentarsi, perché altrimenti, fosse anche il presidente del Consiglio o sopra di lui, se uno mi accusa, me o qualcuno della Lega, di evasione fiscale, io presento immediatamente una denuncia, querela, perché non è giusto, non è corretto che venga accusato un movimento politico perché si oppone, è di opposizione. Non siamo più ai tempi del fascismo, no? Quindi noi rispettiamo chi sta al governo, lo contestiamo, ma nel rispetto istituzionale, e pretendiamo che anche nei nostri confronti ci sia lo stesso rispetto. Tema dell'IMU, non possiamo non chiedere a Claudio Sacchetto, sindaco di Cuneo, come intenderà gestire questo fascicolo, questa pratica, insomma. Questa pratica. Ma ho già accennato prima nel mio precedente intervento su quella che vorrà essere la politica legata all'imposizione comunale, qualora vincessimo l'elezione, governassimo questa città. Intanto bisogna fare una premessa e inquadrare quella che è la situazione all'interno del nostro comune. Cuneo è un comune che ha un bilancio che pareggia 86 milioni di euro, è un comune che sostanzialmente ha un indebitamento molto basso rispetto a quelle che sono altre amministrazioni pubbliche, quindi non ha, come dire, meno necessità di far fronte a queste situazioni rispetto a quelle che la situazione in cui versano altre amministrazioni pubbliche, ma soprattutto ha avuto, a nostro modo di vedere, una politica legata sia al discorso imposizione, prima citavo la questione legata al piano regolatore generale che è stato approvato negli anni scorsi, ma sia soprattutto in riferimento a quelle che sono le politiche legate alla spesa pubblica comunale. Crediamo che sia opportuno anche in questo caso fare una revisione rispetto a quella che è la spesa che il Comune ha fatto in questi anni, anche perché Questi personaggi, quando vincono le elezioni, dopo hanno delle grandi cambiali elettorali da pagare. Noi, se vinceremo, non avremo nessuna cambiale elettorale da pagare con nessuno, se una cambiale di nessuna cambiale. Se non una cambiale di natura morale nei confronti dei nostri cittadini. E siamo convinti, visto e considerato che l'anno scorso il bilancio del Comune di Cuneo ha chiuso con un avanzo di circa 5 milioni di euro, tenuto conto del fatto che l'IMU sulla prima casa cuberà all'interno del nostro comune per una cifra leggermente inferiore ai 2 milioni di euro, ci siano tutti i margini per poter esentare completamente dal pagamento l'IMU sulla prima casa. No. La questione sull'IMU della prima casa, che è una questione anche politica oltre che amministrativa, la nostra volontà, e che naturalmente si declina bene con quello che stiamo anche facendo, che ha illustrato prima il presidente Cotta a livello regionale, tutto laddove ci sarà la possibilità, risparmiando, evitando gli sprechi, andando a tagliare laddove in questi anni la spesa è stata focalizzata rispetto al pagamento appunto di queste famose cambiali elettorali, tutto dove riusciremo ad andare a recuperare delle risorse garantendo dei servizi efficienti ai cittadini, andremo a ridurre l'addizionale, andremo a ridurre l'imposta, andremo a ridurre tutto laddove si può ridurre, perché per prendere le imposte e le tasse ai cittadini e poi erogare dei servizi o magari distrarre i fondi rispetto a quelli che sono gli amici degli amici, noi preferiamo non prenderli direttamente alla fonte, quindi cercare di ridurre il più possibile le imposte e le tasse a carico dei cittadini cuneesi.
che è intenzionato a non far pagare l'IMU sulla prima casa. Tecnicamente si può, perché può essere presa una delibera che deve fissare l'aliquota, questo dice la legge. Noi non diciamo ai sindaci disobbedite e non fate nulla, ma diciamo prendete la delibera, qual è l'aliquota che mettete? Potete mettere l'aliquota dello 0% con una serie di riduzioni ed è possibile a legislazione vigente. Se il comune delibera l'IMU sulla prima casa la mettiamo, benissimo, qual è l'aliquota? 0% è come dire zero tasse, zero IMU sulla prima casa. Da 0%? Certo che si può fare, è previsto dalla legge. È evasione fiscale? Ma neanche per idea, non è evasione fiscale, è applicare la legge dello Stato. Presidente Monti, attenzione, è applicare la legge dello Stato, noi non siamo evasori. Gli evasori sono altri, non sono quelli della Lega. Bravo! Noi cerchiamo, diciamo, la conclusione, nel senso che molti sono venuti da lontano anche a seguire questo incontro, devono rientrare, domani si lavora e anche i parlamentari e il presidente hanno avuto giornate pesanti, insomma. Però volevo fare quest'ultimo giro, nel senso, come se ne esce, no? Dicevamo prima. Rimanendo nelle regole, come diceva adesso Maroni, con queste forme di protesta molto forti, però rimanendo nella legalità e cercando di essere incisivi. Da dove cominciamo? Cominciamo da Cuneo, domenica, leggendo Claudio Sarchetto. Cominciamo dai francesi, che non sappiamo bene se devono scegliere Sarkozy, Hollande, eccetera. Ma in Italia avevamo incamminato questo percorso del federalismo fiscale, che poi si è perso, ne abbiamo perso le tracce. Quello è un progetto, diciamo, sostenibile ancora adesso con un appoggio politico magari trasversale anche nella condizione attuale, oppure no? Lo chiediamo a Calderoli, che è stato il protagonista di questa stagione. Vedi, in questo momento diventa un po' difficile ragionare su qualunque cosa. Prima Roberto ha citato la festa dell'ICI e poi dopo votano per rimettere l'ICI. In questi giorni ho sentito Alfano che addirittura ha discusso e quasi litigato con Monti, perché aveva proposto che se uno aveva dei crediti da riscuotere dallo Stato potesse compensarlo rispetto alle tasse che doveva pagare. E a me, al di là che si sono scontrati, mi viene da chiedere a Alfano perché tutte le volte che la Lega ha presentato l'emendamento che consentiva questa compensazione il PDL ha votato contro. Perché anche all'interno di un bilancio normale, aziendale, c'ho 100 da prendere, 100 da dare, non dirmi che è una spesa e compensarlo, mi sembra una cosa elementare. Eppure per lo Stato, per Monti e per Alfano, fino a poco tempo fa non era così normale, poi ci vengono a raccontare la favoletta, presenteremo una proposta di legge con questa iniziativa, è già bello che facciano i decreti figurativi, le leggi proprio una presa in giro. Ma noi, è da tempo che sosteniamo, ma adesso lo dico anche a livello internazionale, che l'unico modo per tagliare la spesa è il federalismo e il ricorso ai costi standard. Noi eravamo riusciti a stabilire che se un bicchiere costa un euro, per tutti non potesse essere pagato più di un euro. Hanno preso i decreti che ha stabilito quanto costavano i bicchieri, la bottiglia e tutto, li ha messi in un cassetto e ha detto si applicherà in futuro. Il problema è che in termini sanitari, che per loro rappresenta, erano pronte tutte queste cose qua, non le si è potute e volute applicare, perché se uno applica i costi standard
la Campania, la Sicilia, la Calabria, la Puglia e il resto. O se li prende la Libia, non se ne tiene più nessuno. Mi voglio ricordare, quando ritorno anche un po', mi sono fatto prendere un po' dalla vena tunisi, alla risposta di prima, noi stiamo raccogliendo in questo momento le firme per 11 proposte di legge di iniziativa popolare e una petizione per dire innanzitutto non tocchiamo l'articolo 18 perché in un momento di crisi col massimo della disoccupazione bisogna pensare a come far lavorare le aziende e quindi come dare lavoro e non come licenziare la gente, che mi sembra un principio. Abbiamo cercato di affrontare i problemi rispetto a quelli che sono i problemi della gente. Noi abbiamo la BCE che ha imprestato 251 miliardi alle banche italiane al tasso dell'1% e le banche italiane, al posto che andare a darle alle imprese e alle famiglie, li ha usati per comprarci botte CCT, per cui 4,5 più o meno di rendimento di botte CCT, loro hanno avuto una rendita netta del 3,5% senza fare assolutamente niente. Loro il 3,5%, molti contento perché dice che adesso li comprano i titoli di Stato, famiglie ed imprese a casa. La tassazione a livello degli istituti di credito è diversa se tu fai una banca di tipo speculativo o fai la banca veramente. E le legnate che si prendono, quelle di tipo speculativo, se non con le buone, con le cattive, a dover garantire il credito all'impresa e alla famiglia ci devono arrivare. Abbiamo fatto la proposta sul discorso come far riprendere la ripresa del paese. La ripresa del paese è che se la gente non ha soldi in tasca e non compra, il PIL scende, cala il gettito fiscale e devono aumentare le tasse. Quindi se vuoi far riprendere il paese, devi rimettere i soldi nelle tasche della gente. E come ce li rimetti? Mettendo il TFR in busta paga tutti i mesi, per esempio. Perché la cosiddetta liquidazione sono quelle della tranquillità dopo il lavoro. Benissimo, io non mi sentirei assolutamente tranquillo in questo momento lasciando il nostro TFR nelle mani di chi ha aumentato di 3 anni la pensione, di 6 anni la pensione dall'oggi al domani, e così come la signora Lacrimosa ha fatto sulle pensioni, un giorno o l'altro qualcuno si frega anche il TFR, quindi iniziamo a darlo ai lavoratori. Poi spetterà al lavoratore decidere se investire pubblico, se investire, oppure l'abolizione del sostituto d'imposta. Ma perché il datore di lavoro come i comuni rispetto all'IMU devono fare riscossore delle tasse da parte dello Stato? Se l'autonomo fa la propria dichiarazione, il lavoratore dipendente si prende la busta paga intera e poi farà la sua dichiarazione con tutte le sue deduzioni e detrazioni di cui ha diritto. Oppure, e credo che sia un argomento molto caldo in questo periodo, la proposta che abbiamo fatto rispetto all'abolizione dei rimborsi elettorali ai partiti, lo dico in un periodo che per noi è un periodo di tempesta rispetto a questo argomento, ma io vi dico che in questo momento noi siamo l'unica forza politica, conti alla mano, che è in grado di poter farcela da sola rispetto a quelle che sono le entrate proprie. E maledico il giorno che ci siano stati rimborsi elettorali, perché se non ci fossero stati a qualcuno non venivano idee strane su investimenti. E anche proposte più profonde. Quando tu prima mi chiedevi del federalismo fiscale, io fino a poco tempo fa sono stato quello, purtroppo ho anche sentito dei bagli accidenti anche a Bergamo nel nord, che ha portato avanti un federalismo fiscale solidale. Cioè tutti devono essere messi nelle condizioni di avere le risorse per garantire i servizi fondamentali e quando non dovessero farcela con le proprie entrate, le altre regioni dovevano partecipare a garantire quei servizi.
Io adesso ho fatto mio il principio europeo. Il principio europeo è: tu spendi quanto ti entra. E quindi mi spiace, ma divento egoista, e a quel punto ciascuno deve avere il proprio bilancio, tanto ti entra e tanto spendi, ma non spendi più i soldi che gli altri. Per quello che mi riguarda, i bilanci sono perlomeno due a livello nazionale, perché non esiste più, in un momento di crisi, che noi stiamo a tirare la carretta e qualcun altro arrivi intanto lì le mangia, no, non mi sta mica più bene. Proprio quando c'è il periodo di crisi non è più possibile essere presi in giro, perché sentivamo prima da Roberto, dai due Roberti, le assunzioni che si fanno al posto che rispettare i costi standard. Volete tenervi i forestali calabri? Benissimo, ve li pagate! E non è demagogia, della raccolta di firme presso il popolo, è perché quando poi presenti l'emendamento come quello che ti dicevo da Alfano, poi ti votano contro sia la destra sia la sinistra. Presentavamo dei, da lì quelli, cioè il partito trasversale dei Teroni, quello è così schierato, il famoso patto. Però è assolutamente importante riuscire a far capire a quel Parlamento che è abusivo in questo momento, perché Monti non è mai stato votato da nessuno. I parlamentari che lo sostengono sono là con un premio di maggioranza legato a una coalizione che non esiste più, e quindi è tutto illegittimo. E se forse avessimo qualcuno che vigilasse un pochino di più da qualche colle al posto che fare il complice, forse sarebbe andato in maniera migliore. Curiosità, perché non so se è un'impressione sbagliata, però probabilmente Cotta, che è un amministratore regionale, lo sa, ma non so se è una mia impressione, ma è vero che sul Limo non sento lamentare i colleghi amministratori più di tanto al sud. Ci sono delle sperequazioni, oppure perché si lamentano di meno? Non c'è catastro. Siano censiti. Effettivamente ho sentito poche lamentele, sì. Però come diceva prima anche Maroni, non sono solo i sindaci della Lega che si lamentano. Quando tu vai a parlare con gli amministratori locali, spesso ti schiacciano l'occhio e ti dicono: vabbè, insomma, noi, come dire, magari non possiamo esporci, ma siamo disperati. E ci sono stati dei sindaci anche che si sono esposti, per esempio Fassino si è esposto su questo e ha detto che lui onestamente non riusciva a chiudere il bilancio perché non era neanche in grado di quantificare questa mazzata che arriverà. Ad ogni modo penso che la nostra azione sia proprio un'azione giusta, e penso che la Lega abbia oggi una grande responsabilità. Innanzitutto dobbiamo tenere duro e superare questa tempesta, e quindi ci vuole la forza, e ringrazio tutti i militanti per l'affetto che stanno dimostrando in questi giorni e anche per l'impegno sul territorio. Io arrivo prima da Grugliasco, diciamo che è definita la Stalingrado, no, piemontese, e devo dire che ho visto una grande partecipazione di militanti e sono contento. E quindi dobbiamo superare questo momento, anche perché abbiamo la responsabilità di essere gli unici che oggi dicono le cose come stanno. Che porta avanti un progetto politico giusto. Oggi non c'è stato il tempo, ma giustamente, perché abbiamo sentito, io vi ringrazio di essere intervenuti a sostegno di Claudio Sacchetto, i due Roberti, ti ringrazio molto,
e ci hanno detto e ci hanno esposto molto bene quella che è la nostra linea. È mancato il tempo per poter parlare della macro regione alpina europea, ma la macro regione alpina europea è un po' il nostro futuro, o quantomeno una parte del nostro futuro, perché oggi più che mai, se noi vogliamo uscire da questa crisi, dobbiamo sapere che l'unico modello possibile è il modello padano, cioè oggi più che mai la Padania è la soluzione, perché se noi avessimo la possibilità veramente di decidere le nostre cose in base alle esigenze del territorio, allora sì che non ci fermerebbe più nessuno. Cosa abbiamo noi meno della Baviera? Niente, abbiamo semmai tante cose in più. Tante cose in più. Dobbiamo solo avere la forza di poterle realizzare e di far capire alla gente oggi più che mai il nostro progetto. Intanto perché votare per me? Chiaro che c'è l'elezione diretta del sindaco e quindi questo è un fatto derivante da quella che è la legge elettorale per le elezioni comunali, ma non è tanto votare per Claudio Sacchetto quanto votare innanzitutto per una squadra di persone, una squadra di persone per bene, una squadra di gente che rappresenta un po' tutte le categorie sociali, un po' tutto il tessuto sociale della nostra città, del nostro comune, quasi 60 persone appunto fra la lista della Lega Nord, della lista di Grande Cuneo, che in queste settimane, in questi mesi hanno veramente lavorato tanto, lavorato bene, ma soprattutto hanno dato un'immagine di freschezza, un'immagine nuova, un'immagine di determinazione rispetto a quella che è la grande sfida che ci ha visti protagonisti in queste settimane, che si concluderà nei prossimi giorni con il voto del 6 e 7 maggio per appunto una nuova Cuneo. Noi abbiamo coniato uno slogan che è appunto la nuova alternativa, perché crediamo che, a parte il fatto che essendo l'opposizione, quindi dal punto di vista amministrativo, siamo l'alternativa a quella che è stata il governo delle sinistre di questi ultimi 17 anni a Cuneo, ma siamo anche la nuova alternativa, perché per la prima volta a Cuneo la Lega si candida per vincere, ma soprattutto si candida come unica e vera alternativa, la nuova alternativa rispetto a quelle che sono le sinistre. E questo perché riteniamo di avere un messaggio politico, di avere una proposta politica completamente diversa da quelle che sono le altre coalizioni, non soltanto quelle di sinistra, l'abbiamo in parte almeno prima determinato dai precedenti interventi, ma anche e soprattutto per declinare a livello locale quella che è la grande sfida che soprattutto negli ultimi mesi stiamo portando avanti, che con determinazione porteremo avanti sicuramente, cioè quello di diventare sempre di più il partito di riferimento per la gente del nord, in alternativa naturalmente a quelle che sono le sinistre. Naturalmente noi abbiamo in Europa tantissimi grandi esempi di questi partiti, penso alla CSU Bovarese o al Partito Autonomista Catalano. Noi riteniamo che dalle comunali, dal livello locale si deve partire per riuscire a raggiungere questo grande obiettivo, come l'obiettivo alla nostra portata, perché sicuramente ne abbiamo le capacità, ma soprattutto abbiamo i contenuti per riuscire a far sì che la gente magari perda un po' di quella che è la disaffezione, che in modo, come dire, giustamente ha perso negli ultimi mesi, che ritorni appunto ad affezionarsi alla politica, quella vera, quella pura, quella che facciamo noi con i militanti. E su questa tematica io ringrazio gli stessi che hanno lavorato tantissimo, non soltanto in questa campagna elettorale, ma in tutte le campagne elettorali, ma soprattutto ringrazio Cotta, Calderoli e Maroni per la scelta che è stata fatta nei giorni passati, cioè di destinare delle risorse alle sezioni, ai militanti. Che si autotassano, e non da oggi ma da sempre, per appunto portare il messaggio del nostro movimento a tutti i cittadini, e quelli che naturalmente non guardano gli orari, non guardano, a volte sacrificano la famiglia, il lavoro, eccetera. Anche in questa campagna elettorale hanno fatto, io li ringrazio, tra l'altro non soltanto quelli della sezione di Cuneo, ma anche quelli delle altre sezioni, io li ringrazio veramente tanto e li abbraccio affettuosamente. Venendo alla questione di Cuneo, noi crediamo che la nostra città, la provincia di Cuneo è una provincia molto
molto peculiare, ma rispetto anche ad altre province della nostra regione, il capoluogo rappresenta soltanto il 10% degli abitanti della provincia, quindi ha già qualche difficoltà in più a svolgere il suo ruolo di capoluogo, non soltanto dal punto di vista istituzionale, che è evidente che da un punto di vista istituzionale la sede dell'amministrazione provinciale, della prefettura e quant'altro, ma soprattutto da un punto di vista strategico e politico. In questi anni sicuramente Cuneo ha perso questa sua vocazione naturale. E questo è derivato dal fatto che l'amministrazione che ha governato in questi ultimi anni Cuneo non ha saputo dare, interpretare questa vocazione. E noi crediamo che questo l'abbiamo inserito come primo punto del nostro programma, credo, e crediamo che sia una delle questioni da affrontare immediatamente affinché Cuneo torni ad essere il vero e proprio capoluogo della nostra provincia. Un'altra tematica che però noi crediamo che sia di altrettanta importanza e soprattutto fondamentale in un momento come questo, è quello di far sì che l'amministrazione comunale di Cuneo, in particolare il municipio, in particolare gli amministratori comunali, diventi il municipio un palazzo di cristallo rispetto a quelli che sono i cittadini. Perché prima si citava, il senatore Calderone ha citato questioni fondazioni, quant'altro, eccetera. Ci sono delle situazioni, venute a determinarsi delle situazioni all'interno di questa città legate in generale alla trasparenza dell'amministrazione comunale. Forse anche da un punto di vista, fisiologico, dopo 17 anni di governo, dello stesso colore politico, è chiaro che si sono formate delle incrostazioni che oggi è difficile riuscire ad andare a scalfire, ma che si possono scalfire soltanto nel momento in cui ci sarà un cambio dell'amministrazione comunale e soprattutto una ventata nuova all'interno del Consiglio Comunale. Quindi la trasparenza sarà un altro dei punti fondanti del nostro programma elettorale. Ma anche quello, e poi credo che sia opportuno chiudere anche perché l'ora è tarda e credo che questa sera siano già state dette molte cose e soprattutto che si sia fatto un passo importante per convincere i cunesi a votare per la nostra proposta politica, e anche quello riferito alla questione della sicurezza, del decoro urbano e di tutta quella che è la vivibilità della nostra città. Prima il senatore Calderoni citava appunto la questione legata alla zona dell'ospedale, ma comunque questa, la situazione che è venuta a crearsi in questi ultimi anni è tranquillamente estendibile a tutto il territorio del nostro comune. Cuneo nei decenni passati veniva definita città caserma, era una città ordinata, era una città pulita, una città vivibile per i propri cittadini. In questi ultimi 7-8 anni è andata via via scemando quella che è sia la percezione della sicurezza da parte dei cittadini, ma sia soprattutto quella reale, perché comunque si sono venute a determinare delle situazioni, non soltanto sull'altipiano, ma anche all'interno del resto del territorio comunale, assolutamente inaccettabile per un'amministrazione che si rispetti. Noi, siccome vogliamo partire prevenendo, prima di dover affrontare la cosa dal punto di vista di cura, crediamo che sia opportuno che il Comune si attivi, e naturalmente se vinceremo lo faremo, se vinceranno gli altri non lo faranno sicuramente perché non l'hanno fatto per 17 anni, ma vedo perché dovrebbero iniziare a farlo dopo le prossime elezioni, cioè di applicare un sistema semplicissimo, un sistema che peraltro deriva da delle teorie fatte dai sociologi americani, cioè quella legata alla broken window, cioè sul fatto che partendo dalla vetrina rotta, partendo dal portico sporco, partendo dalla rivoluzione non curata, eccetera, i cittadini iniziano ad avere la percezione che l'amministrazione comunale latichi, che l'amministrazione comunale manchi, che l'amministrazione comunale sia completamente assente, e da lì possono generare le scintille di quella che è la microcriminalità, di quella che l'insicurezza sia percepita che reale nei confronti dei cittadini. Quindi noi vogliamo far sì che Cuneo, che in questi anni è diventata più sporca, meno curata, più degradata, meno vivibile per i suoi cittadini, torni ad essere una città pulita, e quindi noi vogliamo spendere una parte dell'eredità Ferrero, quindi una eredità che il nostro concittadino ha voluto generosamente nel momento in cui è mancato dare alla città di Cuneo, perché di tutto si può dire in questa amministrazione, ma non che non siano fortunati. 5 anni fa, 2 mesi prima delle elezioni, hanno inaugurato le Stoves, cosa che naturalmente non avevano mai pensato né finanziato loro, prendendosi naturalmente i meriti. Questa volta, 2 mesi prima delle elezioni, hanno inaugurato il casello di Cuneo dell'autostrada Cunasti, cosa che non avevano ipotizzato né finanziato loro, e adesso hanno ricevuto questa eredità di alcuni milioni di euro da questo concittadino illustre che ha voluto dare al comune di Cuneo, ma non all'amministrazione comunale, ai cittadini del comune di Cuneo. Invece questi pensano che i soldi li possano usare loro come meglio ritengono, e
vedete Roberto come intendono, qual è nel loro programma l'intenzione di usare queste risorse? Creare una fondazione. E quindi riteniamo che una parte di queste risorse debbano essere destinate a quella che è la riqualificazione urbana della nostra città e soprattutto a quello che è il pattugliamento del territorio, perché alcuni anni fa, quando avevamo fatto una raccolta firme contro i parcheggiatori abusivi che all'interno del piazzale dell'Inps e nella zona limitrofa all'ospedale andavano a importunare soprattutto le donne, ma anche diciamo così tutti i cittadini, avevamo fatto degli ordini del giorno, delle interrogazioni, delle raccolte firme, avevamo ottenuto da parte delle forze dell'ordine nazionale, che saluto e ringrazio per il lavoro che tutti i giorni fanno a beneficio dei cittadini cunesi, per 3-4 mesi dopo che avevano iniziato a pattugliare il territorio, avevano iniziato a pattugliare la zona, questi parcheggiatori non si vedevano più. E quindi noi crediamo che ritornando a pattugliare il territorio, ritornando a riqualificare tutta la città di Cuneo, oltre ad essere più bella, Cuneo sarà più vivibile, sarà più sicura e sarà più a servizio dei suoi cittadini e non a servizio degli amici e degli amici degli amici, come è stato fatto in questi anni, slegandosi completamente. Ulteriormente vi ringrazio ancora per essere stati qui presenti, ci aspetta ancora un ultimo sforzo prima di riuscire a vedere quelli che saranno i risultati lunedì pomeriggio. Io sono convinto, e l'abbiamo visto in queste settimane difficili per quelli che sono stati anche i fatti che sono venuti a verificarsi a livello nazionale, io credo che la grande scelta che è stata fatta all'interno del nostro movimento, cioè per la prima volta nella storia di questo paese, all'estero è normale, quando succede qualcosa di questo genere ci si dimette e ci sono le espulsioni, non è mai successo in Italia e noi abbiamo dato un grande esempio. E andando sui mercati, andando per la strada e quant'altro, la gente ce lo riconosce. Poi se questo si tradurrà in un voto positivo nei nostri confronti, naturalmente lo vedremo lunedì pomeriggio, ma sicuramente fin da subito ringraziamo i cittadini cunesi che vorranno darci la fiducia, consapevoli del fatto che poi la fiducia dovremo meritarcela. Grazie.